Ciao ragazzi. ciao ragazzi, eccoci qua. E siamo a 30. puntata numero 30 di Shooting Café. Oggi è, direi molto di corsa, effettivamente siamo arrivati veramente al pelo. E cosa dire? Intanto che aspettiamo le prime persone che insomma, iniziano a collegarsi, ci siete già un pochino. Ciao Mark, ciao, ciao Carlo, Marco, ciao, ciao Riccardo. Riccardo. Sempre con noi, grandi. Eh. Salutiamo eh, anche gli amici di Twitch Saverio, che si stanno collegando, Giuseppe. <coughs> Vi piace la nuova sigletta? Cioè nuo eh, nuovo vecchia, no, nuova insomma, vecchia vecchia, no. se... devo metterci solo una musichina nella fase. Devo c'è una musichetta. Eh, eh, dai. Però bene. bene allora, ragazzi, mentre eh, altrove ci si preoccupa di tante cose sicuramente molto più importanti. Eh, noi nel nostro piccolo oggi parleremo un po' di fotografia e in particolare di eh, tempo di scatto, giusto? Sì, eh, infatti l'idea di oggi abbiamo parlato un po' di puntate fa ehm, dell'esposizione, no? che è venuta fuori tra l'altro una puntata particolarmente ricca eh. di spunti. Eh, per cui diciamo l'idea dentro questa puntata è stata un po' di ripercorrere questo filone teorico. Quindi piano piano ogni tanto riparliamo un po' di concetti chiave. Ad esempio, uno di questi è il tempo di scatto. Ma io so che c'è un, uh, un video, una cosa che volevi farci vedere, un frame, anche solo un frame di un video, che eh, come dire ripercorre una storia antica. Ma vediamo se riusciamo dalla regia a farvelo vedere. A questo proposito, eh, volevo farvi, eh, volevo condividere con voi. Vediamo se cogliete qualche similitudine. Attenzione, pronti? Tra due, uno, via. Che ah, ma siamo nella stessa posizione, tra l'altro. I maglioni <ride> sì, hanno meno. fatto un upgrade. Eh. Io ce l'ho ancora quello lì, comunque. Questo... Eh, no, l'altro, l'altro, io si era rotto. Cavolo, ma potevo portarlo oggi. Non comunque, pensato. vi raccontiamo un piccolo aneddoto su questo video. Allora, Perché questo video? In realtà, questo filmato dove si parla del tempo di scatto e soprattutto anche il precedente... Tra l'altro è passato, scusami se ti interrompo, è passato praticamente un anno, dieci anni sono passati, 16 gennaio 2012. Eh, eh sì, siamo un po' vecchiati, cavolo, effettivamente eh. cioè, eh... è passato un po, di, un po' di tempo. Voi dovete sapere, ragazzi, che quel video l'abbiamo girato a casa di Paolo. Eh, e Mi ricordo che eravamo veramente in contenzione cioè, nel frattempo c'era Domitilla che stava mangiando la scrivania sotto la quale sì, era... no, lì non ancora, secondo me. Perché è arrivato sì, un era... po' dopo. Era... È arrivata un po' dopo, secondo me. Eravamo forse, da... eh, beh, comunque è pochissimo. Poco, ricordo, sì, sì, si no, 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 ma è questione di, di giorni. Sì, sì, eh, era... Infatti, infatti, è stata una cosa molto divertente. Eh, tra l'altro, un'altra un piccola, un piccola chicca è il fatto che l'altro nostro video, non questo, ma se non ricordo male il precedente, cos'era? Il secondo forse. Aspetta, Era introduzione all'esposizione, eh. secondo me. Sì, forse introduzione all'esposizione. Aspetta, fammi vedere. Perché ovviamente, ragazzi, il tempo di scatto è, è come dire uno, una delle colonne portanti di questo aspetto, del, ecco, un po' di pubblicità. Adobis. Salutiamo gli amici di Adobe. Adobe, e, ciao, ehm, sicuramente, esatto, questa qua, questo filmato qui che dove essere l'introduzione all'esposizione. Eh, devo dire che effettivamente abbiamo raggiunto quasi un milione di visualizzazioni, per cui è per noi un traguardo molto importante. Per chi ci conosce da poco vi consigliamo di andare a riguardare assolutamente le prime otto puntate sul nostro canale perché eh, sono state veramente eh, utili a tantissime persone. Eh, va bene, comunque detto questo, eh, torniamo un attimo sulla, mh, eh, sul tema della puntata di oggi, no? quindi quello del tempo di scatto. Allora aspettate che facciamo stop di qua con questi terrificanti maglioni. Eh. <ride> Beh, allora Paolo, però... dai, tempo di scatto. Allora, diciamo che il tempo di scatto è, eh, come dicevo prima, uno dei tre elementi fondamentali che regolano la quantità di luce che andiamo ad usare per fare la nostra foto. Ehm, diciamo che in realtà i parametri sarebbero due, nel senso che sono il tempo di scatto e il, il diaframma. Il terzo parametro, che è la sensibilità, eh, non regola la quantità di luce che entra nella fotocamera o che andiamo ad usare, ma regola sostanzialmente quanto è sensibile il sensore. Che è un bel gioco di parole e quindi di quanta luce poi ha bisogno. In realtà: ecco. più gli ISO salgono, meno luce serve, più gli ISO salgono, però peggiori sono le performance, cioè più diciamo si amplifica la luce, ma si amplifica anche il disturbo che eh, l'elettronica va a creare e, per effetti vari. Quindi diciamo che eh, quindi la luce in realtà è, è importante perché è appunto uno dei due principali fattori da controllare. Quando eh, cominciammo a eh, studiare il funzionamento, diciamo così, delle macchine fotografiche, mi ricordo che in realtà fu il, il concetto del diaframma a, eh, da un lato, a sollevarmi più domande, perché non capivo neanche perché venisse messo questo dispositivo all'interno dell'obiettivo, dell eh, visto che comunque eh, tendenzialmente la luce è sempre poca, eh, quasi sempre, e eh, non avevo neanche capito all'epoca il, il, il concetto della profondità di campo, cioè ci sono arrivato poco dopo, mentre il tempo di scatto è secondo me semplicissimo da capire, cioè è il, come far entrare dell'acqua nella, nella vasca, no? questa è la mitica no, metafora della vasca, è più, più lascio aperto il rubinetto e più, eh, come dire, l'acqua fluisce e quindi Um, però ecco, la, la, come il diaframma ha eh, diciamo degli aspetti creativi che, ehm, che subentrano no, nel, nel variare il suo, il suo funzionamento, che sono poi essenzialmente eh, si possono riassumere col concetto di profondità di campo. La parte invece, che riguarda i difetti creativi che riguarda i tempi, forse sono più, eh, più ampi. Nel senso che eh, chiaramente il tempo di scatto va a determinare un istante diciamo A in cui la, eh, il sensore viene esposto eh, rispetto alla luce e un istante B in cui invece il sensore viene richiuso eh, da una tendina eh, e qui il tempo che sta tra E e B è il tempo che noi, eh, in cui noi formiamo l'immagine e ciò che avviene tra l'istante A e l'istante B verrà impressionato su un sensore. Quindi non è un tempo istantaneo, ma è un periodo di tempo. Per quanto sia breve, un millesimo di secondo, un centesimo di secondo, un otto millesimo di secondo, quello è comunque un tempo che ha un inizio e una fine. Ebbene, se il soggetto che noi stiamo fotografando nel, tra il momento A e il momento B eh, si muove, noi andiamo a catturare il movimento del soggetto. Quindi la prima cosa che viene da chiedersi è, noi vogliamo ritrarre un soggetto dando l'idea di movimento o dando l'idea, diciamo, di fermezza. È chiaro che, a parte una recente montagna che esplosa, tendenzialmente, se, se fotografiamo una montagna che usiamo un 8000 secondi di secondo o 50 secondi di posa, a meno che non passi un animale o le nuvole, vabbè, ok, però il soggetto tende a restare fermo. Se invece fotografiamo soggetti in movimento, il tempo di scatto comincia a diventare prioritario nella valutazione che dobbiamo eh, fare. Guarda, qui abbiamo Paolo, un... Ah, tra tra un attimo... Ah, tra... un attimo perché qui c'è un'immagine che merito oggettivamente. Seguiteci su Instagram se ancora non lo fate. Chiocciola occhio fotografo. Non eh... è occhio del fotografo, scusa. Evidentemente no perché era già occupato. Comunque occhio fotografo, se so qua il coso sicuramente l'avevo già... Eh, comunque verifica che hai fatto il dubbio. Eh. Io dico che è occhio del fotografo. Verifica bene. Vabbè, stiamo andando a vedere. Ma dove sto scritto qua? Occhio del fotografo. Non, non utente occhio del fotografo, vedi che mi Vabbè, eh, allora, e occhio <ride> del fotografo. Quindi eh, correggiamo immediatamente. Aspettate, che modifico. Comunque Paolo commenta un attimo questa. Ecco, questa è esattamente. Eh, diciamo una questa è la foto gloriosa che abbiamo fatto a quell'epoca. Tra l'altro, quel cappotto lo devo assolutamente recuperare mentre il berretto ce l'ho ancora. Il cappello ce l'ho ancora. Eh, la, eh, in questa fotografia io stavo camminando su una scalinata che appunto. Eh, qua a Ferrara, sulle mura, in piazza Medaglie d'Oro. Se venite a Ferrara a fotografare, questo è uno dei punti più interessanti, diciamo, perché c'è una prospettiva. Sulla via diciamo, centrale della, della, della quindi città. Quindi, così, nota tra parentesi vi, che vi può interessare. Molti fotografi vengono lì, anche di matrimonio. E io diciamo ovviamente con le, dovute, ehm, con le dovute tolleranze stavo camminando alla stessa velocità in entrambe le foto ok quindi stavo procedendo con un passo eh, normale e nel primo caso abbiamo fatto una fotografia con un tempo di scatto diciamo lento lungo mentre nel secondo scatto abbiamo usato un tempo più veloce quindi ricordatevi il discorso che vi dicevo A e B quindi A e B, più sono lontani, più il tempo di scatto aumenta e quindi chiaramente se in A avevo il mio piede destro sinistro ancora vicino all'altro piede e nel momento B avevo già il piede lontano, ecco che si crea questo effetto scia in cui appunto ehm, praticamente riprendo la camminata. Ecco, e il mio stesso corpo che è avanzato, si nota in particolare la mano che essendo. Eh, tra l'altro anche poco il carnagione chiara, poi era inverno quindi ero sicuramente bianco come un cadavere, <ride> eh, cianotico. Cianotico, ecco. avevo, avevo un bel contrasto, anche con, creavo un bel contrasto con ehm, il grigio scuro della scala. Nel, nel, nel caso B della fotografia probabilmente abbiamo usato un tempo, adesso non mi ricordo che tempo di scatto abbiamo usato, ah, però almeno, almeno un 250, un di secondo direi. guarda adesso lo vado a vedere perché c'è la scatola. Un 4 centesimo, ecco, guarda, vedi. Un 400 di secondo che è un tempo eh, che è piuttosto breve in realtà, eh, vuol dire che. Un, per dare un'idea, perché poi magari non tutti sono come dire avesti a vestia, questo tipo di ragionamenti. Ma un centesimo di secondo vuol dire che voi prendete un secondo, lo dividete in 400 pezzi e, e ne prendete uno. Quindi dovete contare fino a 400 nel tempo, nel, nel tempo di un secondo. Questo è il tempo in cui il sensore è rimasto esposto alla luce ed è, il tempo, è un tempo in cui il, un corpo umano, quindi una persona che cammina. Eh, che ha una velocità molto ridotta perché presumo che siamo non so intorno agli 8 9 anzi scusami ha una velocità 3, molto ridotta 3-4 km all'ora non lo so eh, ha una, ha una sì, velocità molto problema, ridotta sì. e quindi di conseguenza in un tempo così breve il corpo sembra fermo se anziché eh, me ci fosse stato un ghepardo oltre a chiamare la guardia nazionale probabilmente questo Magari tipo stava un ghepardo che sta correndo Ecco. Probabilmente sarebbe venuto più simile no, al sono. primo scatto. Mm. Perché il Gheppardo corre, mi pare, intorno ai 100 km h che è una meraviglia della natura. Beh, se tu sei a quella distanza con la focale che hai utilizzato, un Gheppardo che sta correndo, io. <ride> cioè, va bene. Via. Non è una bella situazione, ecco. E, ehm, per cui capite che eh, ovviamente cosa abbiamo fatto, abbiamo tarato gli altri parametri di scatto in modo tale che l'esposizione venisse comunque corretta, diciamo, comunque la stessa esposizione, st forse la stessa, la stessa ecco, esposizione e ehm, però l'effetto è completamente diverso. Ci sono degli effetti Bruno sicuramente che puoi citare che conosci che vanno ad esasperare questo concetto come il light painting, altre cose però è, interessa è interessante il discorso che hai fatto. Cioè, per farvi capire no, con l'esempio della metafora, proviamo a fare un attimo: eh, un esempio più pratico, anche no? cioè, abbiamo detto prima che eh, il tempo di scatto è un po' quanto resta aperto il rubinetto. Quindi esatto. per ottenere la stessa esposizione in questi due casi dove i tempi in realtà sono estremamente differenti, immaginate che praticamente se avessimo avuto due vasche di fianco. Allora, in una è quella di destra, quindi un quattro centesimo di secondo, diciamo, era la nostra situazione. Quindi, con un certo eh, diciamo tubo largo, mh, diciamo, un certo diam con un certo diametro, abbiamo tenuto aperto il rubinetto un quattro centesimo secondo e tac, l'abbiamo fermato ed è venuta fuori quella foto lì. Per ottenere la stessa esposizione, quindi per avere lo stesso tipo di Redimenti. stesso livello di acqua nella vasca, <coughs> immagina, però, in un secondo quindi eh, abbiamo dovuto. 400 volte diciamo, il tempo dell'altra foto, abbiamo dovuto utilizzare eh, un tubo estremamente più piccolo, estremamente più piccolo per uscire a riempire esattamente la stessa cosa. Avete presente in, quei, in quegli alberghi, magari alle terme, quegli vecchi alberghi, quando c'è la vasca da bagno, ancora con i rubinetti degli anni 50, che aprite, non succede niente? E dopo un po' comincia ad arrivare l'acqua con un rumore strano ecco questo no, perdere, sono è, tipo, a casa, guarda, è questo diciamo... il tipo di rubinetto che serve per eh, il secondo no comunque a parte gli scherzi ecco, no, era per farvi capire, cioè, sono ecco... due, due scatti molto diversi questi no e un errore eh, diciamo che può commettere un principiante che magari non, non governa bene ancora questi aspetti è quello appunto di ehm, usare un tempo di scatto non appropriato e quindi ottenere dei mossi non voluti o anche magari non riuscire a fare la foto, perché invece magari uso un tempo di scatto appunto molto breve, un quattrocentesimo di secondo, siamo già sui tempi veloci, eh, come sì. nella scala, diciamo, una scala in realtà molto ampia. Una persona che corre, ad esempio, un quattrocentesimo di secondo, se siete, diciamo, dai 15-20 metri eh, di distanza, esatto. la, la frizzate, diciamo, esatto. cioè la, la immobilizzate un po' come nella foto di destra sostanzialmente. Eh, ragazzi, il tempo di scatto è il parametro che personalmente reputo assolutamente centrale, cioè occorre capirlo a fondo, perché è quello dove eh, quando uscite praticamente a fare foto eh, è la prima cosa a cui dovete pensare per scegliere la modalità di scatto. Cioè, parlo ovviamente in questo caso di macchine non analogiche, perché chiaramente nel caso della fotografia analogica tutte le considerazioni, mm. poi mi Paolo se mm. sbaglio che ne sai di più, cioè nel senso lo devi fare a priori e non... c'erano le modalità semiautomatiche? Sì, sono le modalità semiautomatiche, ma, ma tipo no. queste qui... Tipo la tua? Eh, io ne so molto di meno di lui su questo aspetto, assolutamente, però... Assolutamente, assolutamente. magari questo è un altro tema, ad ogni modo, il senso, mm. che, per completare il discorso che era importante, volevo dire, è la primissima cosa a cui dovete pensare, e cioè in particolare eh, dovete pensare al soggetto che state cercando di fotografare. Quindi non sempre lo sapete a priori, no? tipo vai a fare un giro in una città dove non sei mai stato, così eh, un po' turistico se vuoi, eh, pensiamo alla situazione tipo travel photography, no? come argomento, vai in giro e eh, ti può capitare, magari hai un bel obiettivo flessibile, tipo il 24 105 o il 1635 di cui abbiamo parlato proprio la volta scorsa, che vi invito a guardare la puntata, lente fantastica, eh, proprio per questo genere di scatti. e ehm, e, diciamo dobbiamo scegliere la modalità da utilizzare quindi per esempio utilizziamo la modalità priorità diaframma priorità tempi come gestiamo le impostazioni full, full eh, manual no? quello che vi deve guidare è dire il, probabilmente il soggetto che dovrò fotografare se non ho particolari esigenze diciamo di profondità di campo penso ad esempio alla fotografia paesaggistica devo concentrarmi soprattutto sul tipo di soggetto da fotografare ad esempio Voglio fotografare probabilmente delle persone, ok? Quindi mi serviranno dei tempi di scatto eh, e voglio, diciamo, che non si veda l'effetto scia, l'effetto movimento come nella foto nel Del caso di, sinistro, di sinistra ok allora in quel caso dovrò eh, scegliere eh, sapere che do, non dovrò scendere sotto a eh, per esempio un eh, centesimo ecco le persone che camminano un centesimo un po' lontani eh, le prendi insomma si sì, un, un, ecco, un, un, un po' lontani un po' lontani stiamo sul sicuro un 250. posso utilizzare voglio essere tranquillo di non scendere mai sotto questo parametro perfetto allora dovrò utilizzare la modalità priorità tempi perché in quel caso io fisso un 250 e la macchina cosa fa? Mi va a compensare eh, l'apertura del diaframma per ottenere l'esposizione corretta. Viceversa, voglio, eh, invece, so già che voglio fare foto, per esempio, a dei bambini che giocano durante una festa con un bel eh, una festa di compleanno in una situazione magari anche come può essere una scuola, un appartamento, insomma, un qualche cosa, diciamo, di, eh, piccolo, dove siamo relativamente vicini ai soggetti, perfetto. Bisogna alzare considerevolmente. Andiamo a un centesimo, ad esempio, eh, e lì vi renderete conto... Alzare, alzare il numero che vedete, eh, non è alzare il tempo, diciamo sì. qua. Sembra un po' questa ambiguità... Sì, mm. è per stranità non confondersi. C'è più... Eh, eh, Perché numero, sono frazioni. Sono uno diviso, ecco, ricordatevi che più è grande il numero, più il tempo di scatto è rapido e vi ciuccia di più... Tra virgolette luce riuscire a scattare in questa modalità. Per cui vi renderete conto proprio in questo caso particolare di come può essere cruciale avere una, eh, una lente fissa aperta tipo 51,8 per DN1. Esatto. Beh, allora, vediamo un paio di, di cose che ci state dette qua in fondo la chat che sì. sono appunto eh, direi appropriatissime. Torna su di noi. Allora eh, parti d'annunzio che dice: per la street va bene usarlo. Eh, usare la modalità ehm, priorità tempi. Ora, sì. innanzitutto diciamo, appunto priorità tempi, priorità di diaframma, c'è cioè la modalità manuale che ci consente di gestire tutti questi parametri uno, uno per uno, quindi mh, avere il pieno controllo. In priorità tempi noi diciamo, è il tempo di scatto, come diceva Bruno, che è il parametro fondamentale che noi dobbiamo controllare mentre gli altri sono meno importanti, gli altri seguono, no? cioè gli altri diventano delle variabili dipendenti dal, dal tempo di scatto. E il caso della street, giustamente dice Nunzio, è sicuramente il caso, uno dei casi tipici dell'uso dell a priorità tempi perché nella street noi fotografiamo delle persone, le persone tendenzialmente tendono a muoversi e quindi è fondamentale che noi scegliamo un tempo di scatto che, anche se sono apparentemente ferme, cioè tipo due persone che stanno parlando, no? stanno conversando, non è che stanno correndo, però eh, i micromovimenti che noi facciamo... Um, anche per diciamo, avere il controllo della messa a fuoco, nel senso che se mi muovo un po' in avanti o in indietro rispetto al mio piano focale vado fuori fuoco, no? quindi io devo fermarlo e devo fare in modo che non esca dal mio piano focale, devo scegliere un tempo adatto. Beh, lì è anche importante la modalità di messa la a fuoco. La messa a fuoco hai servo su un Canon, comunque è la modalità di eh, seguimento, il seguimento il okay. tra l'altro così ne approfitto anche per rispondere a una persona che ce l'aveva chiesto. E eh, esattamente serve la priorità eh, tempi in, nel caso della street eh, dice, dice star starly starly ma se io volessi aumentare i tempi per via della poca luce ehm, e dare il senso di fermo se mi allontano dal soggetto allora c'è la puntata questa qua che eh, sul tempo di scatto che eh, vi, vi consigliamo di andare a vedere per chi vuole approfondire, ma oggi comunque diremo anche delle cose un po' più approfondite, anche sul su flash, per esempio. Però l'aspetto del, del tempo di scatto eh, chiaramente è il primo con cui si va a cozzare eh, quando c'è appunto poca luce. Perché eh, quando c'è tanta luce, o quando la luce la possiamo governare, chiaramente tutto è semplice. Quando invece siamo in casa, eh, al crepuscolo, in situazioni dove la luce è scarsa, tendenzialmente eh, per aiutare la macchina fotografica possiamo alzare l'ISO, possiamo aprire il defram, ma a un certo punto dobbiamo anche valutare di allungare il tempo di scatto. Il tempo di scatto si allunga e come diceva Bruno prima, se il soggetto si muove tende a venire mosso, ma è anche vero, sempre quello che diceva Bruno, che in questo, per rispondere anche a Starly Starly, allontanandoci dal soggetto la proiezione che il soggetto crea sul sensore, allora una persona è alta 1,80 m, 1,70 m, sul sensore proiettiamo qualcosa che sarà alto, se il sensore full frame, non più di 24 mm, quindi eh, capite che il, diciamo, il rapporto tra le dimensioni del soggetto e della sua proiezione sono, è un rapporto abbastanza stringente, cioè stringe molto eh, sul sensore. Quindi eh, credo che questo concetto non sia, che non sia stato chiaro se io fotografo una persona alta 1,70m e la faccio stare nel, nella mia inquadratura no, completamente, ecco, se meglio. il sensore è full frame la sua proiezione sul sensore è alta non più di 2,4 cm, okay? quindi il suo movimento, il movimento che compie, okay, um, deve essere proiettato sul sensore, se il suo movimento è piccolo nella proiezione quindi o si muove poco ed è vicino o si muove un po di più ma è più lontano e non cambia assolutamente niente la proiezione del, del suo movimento sul sensore è molto piccola e quindi il mosso praticamente potrebbe non vedersi cioè, invece sì, muove, po po', se invece lui si muove dovete più... immaginare che la persona si proietti, viene proiettata sul sensore e quindi quando lui si muove si muove anche la sua proiezione chiaramente se la persona è molto lontana il, il movimento che fa No? Se, se avanza di un metro per dire ed è a 10 metri dal, dal, sensore, dal, sì, dal, dal sensore o è a 100 metri la proiezione di questo movimento cambia molto, diventa molto più piccola quando lui è lontano e quindi di conseguenza tende a rimanere più fermo insomma il senso è che ti puoi spostare un po' più indietro se sei esatto. a corta però esatto però cioè, viene più dire, piccolo stai tirando eh. la coperta, cioè eh. i piedi un po' fuori ci vai eh. possiamo cioè. dire per fare una semplificazione che allontanarsi un po' dal soggetto un po' cioè non essere troppo vicini ecco può dare una mano ad avere un mosso meno, ridotto meno evidente eh. ok eh, invece c'è una domanda molto interessante perché eh, stavo pensando di dirla poi ho visto questa domanda per cui colgo la palla al balzo di Vincenzo sì. eh, che chiede da YouTube eh, le modalità tempi rimodula anche gli ISO? ecco allora prima vi stavo dando il consiglio di ragionare sulla tipologia di soggetto che dovete andare a fotografare e utilizzare in quel caso la modalità tempi eh, il fatto quel punto cioè, restano gli altri due parametri giustamente della famosa terna, no? cioè abbiamo detto tempo di scatto, apertura del diaframma e ISO. Allora, eh, quando avete impostato il tempo di scatto, eh, la macchina dà priorità. Ipotizziamo di aver messo sia ISO automatici che eh, quindi avere priorità tempi e ISO automatici. Che cosa succede? Ipotizziamo che voi iniziate a, ad esempio a esporre in un certo punto per fare una foto e la macchina deve correggere diciamo, eh, i parametri, quindi o l'ISO o eh, l'apertura del diaframma in modo da arrivare ad un'esposizione corretta. Ecco, la priorità che dà la macchina alla regolazione è prima data dal diaframma, quindi ipotizziamo di essere in pieno sole, quindi piena luce, mezzogiorno non avete problemi di solito che non è, non è il caso di è, oggi è il caso in cui eh, diciamo avete anzi spesso il problema è che avete eh, troppa luce quindi cosa succede? Eh, mettiamo non so un duecentesimo per esempio come tempo di scatto e, e ipotizziamo però che l'esposizione sia eh, eccessiva cioè l, l, ci sia troppa luce no? quindi la camera cosa fa? prima di abbassare l'ISO, cosa fa? chiude il diaframma quindi prima comincia a chiudere il diaframma, lo chiude, finché può, chiude. Il problema è che a un certo punto non ce la farà più. Quindi cosa succede? Chiude, 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 a un certo punto arriva al massimo valore possibile dato dalla copiata macchina-lente eh, che determina questo valore. Finita questa, eh, diciamo, regolazione, lui cosa fa? A quel punto passa al parametro successivo che può andare a regolare, cioè in questo caso l'ISO, perché eh, appunto abbiamo detto che stiamo usando gli ISO automatici. In quel caso eh, prova a regolare di conseguenza eh, la sensibilità per cercare di arrivare all'esposizione corretta. Nell'esempio specifico che sto facendo, quindi pieno sole, cosa succede però? Che può darsi che gli ISO siano già al minimo, ovviamente, quindi ISO 100 ad esempio o 50, e quindi, e quindi succede che la foto vi diventa bianca, cioè. La macchina non riesce a correggere l'esposizione con i parametri che c'è cioè perché lei ha potuto muovere due parametri, però, come dire, eh, non c'erano le condizioni per ottenere un'esposizione corretta, questo è il risultato. In questo caso la vasca è strabordata. Quando l'immagine è bianca c'è troppa acqua nella vasca è andato tutto fuori. Facciamo un'ipotesi invece eh, diversa. Eh, abbiamo un tempo di scatto che è eh, magari. Eh, quindi in una situazione dove abbiamo sempre un 250, però è l'opposto, quindi abbiamo magari troppa poca luce, no? quindi abbiamo eh, per esempio una, una lente qualsiasi, che però è magari F4 come apertura massima, cosa fa la foto? E abbiamo ISO Auto. O F56, o F56. F55 ad esempio, quando siete a 55 mm l'apertura della frama massima è 5.6. Okay? Quindi cosa succede? Eh, per esempio, questa è una situazione molto eh, frequente. Però vi ho proprio per esempio nel caso di prima foto in casa a bambini, quindi cosa fate? Mettete un 5 centesimo no? che vi ho fatto l'esempio poco fa perché volete fotografare magari eh, un bimbo, il cane, il gatto, insomma, qualcosa che si muove rapidamente. Eh, mettete un 5 centesimo, avete il vostro bel 1855 a 55 mm, quindi avete F56, siete in priorità tempi e avete Iso Auto. Cosa succede? Provate ad esporre, non avrete mai abbastanza luce, ve lo dico già. Ehm, il problema è che il diaframma è già aperto al massimo, è già F5,6. Quindi la coperta da quella parte lì l'avete già tirata tutta. A questo punto resta l'ISO. E allora inizia praticamente ad alzare la sensibilità ISO fino al punto massimo che avete detto eh, che avete impostato nel menu dicono che c'è l'audio un po' basso radio basso eh, vabbè tira, tira ah. su un po' provo a farmi un po' qua ecco. e il risultato di questa operazione è che, ehm, è che la foto diciamo vi verrà probabilmente eh, scura se dovesse esserci proprio veramente poca luce oppure eh, qualora la fotocamera riuscisse per esempio mettendo iso 28000 ad esempio se non avete dato un limite massimo alla, alla sensibilità Potrà venire, però avrà grossi problemi di rumore. Ok? Per cui mh, anche capire come vengono gestiti gli automatismi della camera in questa modalità è importante. Esatto, esatto. Sì, infatti, suggeriamo sempre di eh, magari fa, provare a fare delle foto in queste modalità, in queste situazioni e vedere come regisce la camera perché poi quando sarete nella situazione in cui dovrete fare la, la foto vera saprete già come regolarvi, capirete anche un po'. Quali sono i limiti, diciamo, della, della fotocamera? Tra l'altro, Paolo, volevo far vedere il caso, proprio quello di cui ho parlato esatto, nel seminario. Esatto, questo video qua, che è stato uno una del, delle domande che ci è stata fatta di più in assoluto. Guardate, esatto, guardate questo frame adesso ve lo facciamo molti vedere. Molti di voi probabilmente se lo ricordano e molti probabilmente ci hanno anche eh, eh, sono detto eh. un bel po' di porcate perché non gli veniva a casa. Nel senso che. Eh, cerchiamo di spiegarvi, questo scatto no, ehm, era un piccolo esperimento che avevamo fatto sempre all'interno di questo filmato sul tempo di scatto dove facevamo un giochino con la caramella, la mettevamo all'interno di questo bicchiere, la lasciamo cadere no, e veniva fuori praticamente il, il classico spruzzo d'acqua. No? L'idea era che prima la facevamo quando in tempi di scatto troppo lenti e quindi eh, chiaramente non, non riuscivamo a fermare l'immagine come avre avremmo voluto e poi facevamo questo scatto qua a un millesimo di secondo. Ne abbiamo provati vari, eh, cioè da dire che, come dire, perché a volte sì, mancavamo, no, mancavamo. Esatto, no, beh, non è chiaro certo, però era per far capire che, ecco, questo qui è il tipico esempio, è proprio l'esempio di prima, cioè in cui... Eh, molti di voi hanno provato a casa, ma non avendo luci artificiali, eh, si sono trovati eh, ad avere spesso delle foto che erano praticamente buie. Cioè, di fatto, eh. il motivo era proprio quello che ho appena spiegato. Perché appunto un millesimo di secondo è un tempo già abbastanza. Molto veloce. Veloce. Poi qui, per esempio, abbiamo usato F4. Ce l'abbiamo fatta proprio perché avevamo, diciamo, delle luci artificiali esatto. eh, che ci hanno permesso di risolvere il problema. Ecco, eh, diciamo che ehm, ci sono. Eh, il dispositivo che avevi messo in evidenza questa domanda di un Sì, Corrado sì, ma perché diciamo è che collegata. Diciamo. È una cosa che è una verità: come dire, assoluta. nelle palestre c'è sempre poca luce, poca e di brutta qualità, spesso perché ci sono mm. ehm, delle, delle, delle luciaste delle a, a, a fluorescenza. Ehm, Cos'è che ci. Dunque, allora, Omar ci dà dei maestri, ma ehm, no, no, non credo che sia corretto. Quando capi, prova a mettere la domanda. Quando mi capita problemi con luce il rumore di solito, la faccio sotto esposta un po' che dopo il mentre luce non avendo problemi di rumore. Sì, è una buona idea. Ah, la tecnica sì. della sottoesposizione è una, è una buona idea, cioè, se avete. Adesso io vi ho detto la coperta, cioè per dire che se siete in questa situazione dove non uscite cioè dovete alzare l'ISO per forza per uscire ad avere una, una foto una, un po' più luminosa, insomma, più vicina ad un'esposizione corretta, una soluzione utilizzata... Io sapevo al contrario, sinceramente. No, no, invece ma non puoi fare il contrario. Alzo l'ISO in ripresa e... No, perché degradi troppo l'immagine. Cioè l'idea è di fare, per esempio nel mio caso, quando facevo anche, a volte non avevo la lente giusta, mi capitava di dover fare delle foto rapide, cioè con tempi di scatto molto veloci, preferivo, soprattutto se siete già al pelo, cioè avete magari il sensore che non è particolarmente performante a ah, ISO certo. alti, conveniva scattare diciamo per esempio a ISO 1600 anziché a 3002 perché mi ricordo quando avevamo una 550 che cioè ISO 3002 cioè era già un... Cioè, l'immagine faceva schifo, insomma, cioè, era, era veramente molto eh, degradata dal, dal rumore in quel caso cosa facevo scattavo ISO 1600 che era ancora accettabile o se riuscivo anche addirittura 800 ma era già un po' troppo, 1600 e poi andavo eh, in formato RAW in post produzione praticamente andavo a recuperare eh, diciamo questa eh, in modo da eh, riaccendere un po' la luminosità della foto, cioè farla diventare più correttamente esposta. E il vantaggio era tendenzialmente maggiore rispetto a alzare nel momento dello scatto a 3200 l'ISO e eh, cercare di ridurre il rumore. Perché purtroppo il sensore, quando non riesce a dar bene, eh, soprattutto quelli meno professionali, a ISO eh, elevati, eh, perdono proprio grande quantità di dettagli della foto, no? per cui eh, non riuscite più a recuperarli, cioè, una volta che i dettagli sono andati, ciao, cioè fine, non riuscite più a fare niente. A parte nei film, come quando vedete la, la, zoomata. la zoomata della telecamera di sicurezza, che, eh, cioè, no, eh, che fa schifo mm. solitamente, cioè, e riescono a ricostruire un'immagine perfetta. Quanti eh, danni ha fatto è, questa cosa. Esatto, infatti... Eh, eh, comunque non si può non, parla non si può parlare di tempo di scatto senza parlare di otturatori e eh, eh, l'otturatore è lo strumento che effettivamente poi controlla questo parametro. Pa gli otturatori ormai sono di vario tipo. Nei tempi che furono direi eh, otturatori centrali che erano dentro la lente, quindi ogni lente c'era il suo, molto interessanti, molto performanti, ma oggi non si usano direi praticamente più. Tendenzialmente oggi esistono degli otturatori che sono ibridi tra eh, meccanici, meccanici e eh, elettronici. Allora, premesso che ovviamente ehm, l'otturatore eh, elettronico eh, è un qualche cosa che mh, può funzionare perché oggi usando dei sensori. Eh, dei sensori digitali è possibile praticamente comandarli comandare la, la loro ehm, effettiva eh, recettività della luce in modo elettronico una volta l'unico sistema era proprio usare una tendina anzi vedremo due tendine che eh, vanno a oscurare il, il la, che andavano a oscurare la pellicola o il sensore e impedendo che la luce lo colpisse il fatto però è questo allora <coughs> Quando noi impostiamo il nostro tempo di scatto dobbiamo sapere che eh, non tutti i tempi di scatto sono nati uguali, ecco, mettiamola così, ci sono delle differenze. Um, se voi prendete una moderna eh, mirrorless eh, di ultima generazione e eh, provate a scattare per esempio ad un 8 millesimo di secondo, quindi un tempo enormemente più breve rispetto a quel quattrocentesimo esimo che avete visto prima, Immaginate questa volta il secondo di dividerlo in 8000 parti, no? quindi un tempo che, non so, un qualcosa di esageratamente piccolo, non so che, che applicazioni possa avere, però comunque qualche cosa ce l'avrà. Un tempo di un 8 millesimo di secondo vuol dire che voi dovreste avere un qualche cosa che si apre, poi lascia il sensore per un 8.000 millesimo di secondo aperto, diciamo così, e poi richiude credo che nulla di meccanico esista con questo tipo di precisione e con questo tipo di velocità perché il tempo tra l'altro di sollevamento deve essere ininfluente rispetto al tempo in cui resta aperto quindi il sollevamento dovrebbe avvenire penso alla velocità della luce o cose di questo tipo per questo motivo eh no, hai un ritardo, per... hai sempre un ritardo al eh? di sca... no un no, ritardo. no il, il, tempo di il tempo di sollevamento al di là dei ritardi del, ovviamente cioè, non è... avrete notato che tra il momento in cui volete fare lo scatto e il momento in cui viene fatto passa del tempo, in parte per la nostra lentezza fisiologica che dipende dai riflessi, da quanto caffè abbiamo bevuto e cose di questo tipo, ma in parte anche ai meccanismi che comunque hanno un tempo definito di funzionamento. Ma il tempo di sollevamento di una qualunque tendina deve essere un tempo in influente rispetto al tempo di apertura, altrimenti avremmo che l'esposizione dell'immagine non è... Uniforme, avremmo che sarebbe più esposta la parte che eh, rimane eh, certo. diciamo, mostrata più lunga. Se il tempo è influente, come dire un centesimo no, per dire del tempo di apertura, eh, questo, questo perde di valore. Quindi capite che sui tempi di scatto molto molto veloci, un otto millesimo di secondo, un 4 millesimo di secondo, un 2 millesimo di secondo, mh, poi, poi vediamo: tendenzialmente si usa solo un tipo di otturatore eh, elettronico. Quando invece abbiamo dei tempi di scatto un po' più lunghi, un millesimo di secondo, un cinquecentesimo, eccetera, 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 fino ai tempi anche di qualche secondo, eh, subentra la, eh, il fatto che l'otturatore può avere un funzionamento meccanico. Nel caso del funzionamento meccanico però, anche qua, ci sono delle piccole differenze. C'è una. Proprio per i motivi che dicevo prima, cioè in termini di eh, velocità, di, poi effettivamente di precisione che la meccanica può ottenere su tempi molto molto stretti, solitamente ci sono dei tempi di scatto tipicamente fino al 200-250 di secondo. Poi, ogni macchina, ovviamente, ha i suoi. Eh, comunque, si va a vedere la velocità di sync, di sincronizzazione flash. Um, in cui la tendina non ha il comportamento che vi dicevo io, cioè non è che si apre, espone e poi chiude, bensì atto un meccanismo di questo tipo, c'è una prima tendina che comincia ad aprire, poi prima che la tendina abbia raggiunto diciamo, la, lo scoperchiamento totale del sensore, una seconda tendina comincia a salire e quindi essenzialmente il sensore o la pellicola viene esposta un po' alla volta, un po' alla volta. Questo per fare in modo che sia possibile con la meccanica ottenere dei tempi di scatto veloci, ma ovviamente la contropartita è che l'immagine che viene impressa sul sensore in realtà è una somma di immagini in un certo senso, cioè la persona che cammina può avere, diciamo, una parte del corpo, eh, la parte sotto per, per esempio, che può essere più eh, indietro della parte superiore del corpo eh, nel momento in cui i, comunque il movimento eh, tende ad essere veloce. Eh, non è per questo motivo ma per un motivo molto simile ehm, che è di, tipo, di natura elettronica in questo caso che ad esempio i sensori CMOS digitali hanno l'effetto rolling shutter. Voi prendete il classico esempio del, dell'elica sì. dell'aereo. Lo filmate con, un, con una, fot una fotocamera digitale. Es esempio, Classico perché? Perché se ne sono visti tanti in giro, ma insomma, comunque. Vedete le eliche è, che assumono delle forme stranissime. Questo perché non tutta l'immagine viene formata nello stesso identico istante. Quello è un problema di natura elettronica, dovuto al fatto che la lettura dei dati del sensore non è istantanea, mi viene fatta con una scansione progressiva. però diciamo che il concetto è abbastanza simile. Questo, eh, questa velocità di sincronizzazione eh, ha la sua principale applicazione quando si sceglie il tempo di scatto, quindi comunque siamo sempre perfettamente ehm, diciamo eh, sul pezzo per quanto riguarda la, la cosa di oggi, la puntata di oggi. È importante, dicevo per eh, l'utilizzo col flash. Nel senso che chiaramente questo giochino delle due tendine che eh, si spostano ehm, insieme. Eh, non può andare bene se la nostra immagine viene illuminata diciamo non da una luce continua e quindi in quel caso non ci sarebbe nessun problema luce del sole, lampadine o quello che avete ma nel caso di un lampo come quello del flash che dura una frazione minuscola di un secondo avremmo il risultato di avere che solamente la parte di immagine che in quel microsecondo non so quanto sia penso potrebbe essere veramente un microsecondo che in quel momento era diciamo, scoperchiato dalle due tendine solo quella parte lì verrebbe illuminata dal flash il resto verrebbe nero quindi di conseguenza quando noi usiamo il flash ecco questo è un esempio questo esempio qua che vedete a sinistra in particolare era l'esempio classico ma lo ottenete anche semplicemente se magari soprattutto con una videocamera diciamo di bassa, di, 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 di bassa qualità o comunque economica cominciate a fare così No? Sì esatto, iniziate a fare dello veloce è, e vedete l'immagine che fa così. Guardate nell'IVIEW nel fate una prova, fate proprio cioè, uh, degli spostamenti laterali veloci e vedete proprio che c'è un effetto onda praticamente, esatto, un effetto esatto, esatto, cioè, esatto. dell'immagine che sembra mh, veramente gelatinosa, e è dato proprio da questo problema che anche diceva Paolo. E per cui quando voi scegliete la velocità del flash dovete eh, diciamo tendenzialmente andare a vedere per quella vostra macchina fotografica qual è la velocità di sincronizzazione in modo tale da non avere incorrere in questi problemi eh, e poi Visto che parliamo di flash, l'ultima cosa molto curiosa e interessante, proverò a spiegarla, non è semplicissimo, proverò a spiegarla, è che il tempo di scatto può diventare uno strumento per controllare l'esposizione non di tutta l'immagine, ma del background, giusto? Ti ricordi questa, sì. questa faccenda? Nel senso che eh, quando usiamo il flash, ricordiamo... Soprattutto quando vediamo la gente che fotografa un monumento alto 50 metri o 20 metri con un flash, non va bene perché il lampo del flash eh, va bene per pochissimi metri, poi dipende dal flash. Ma pochi sì, metri, 2, 3, 4, 5, poi cominciamo ad avere dei grossi problemi. Ehm, per cui si fotografa col flash per fotografare un soggetto in primo piano. Quindi immaginiamo una persona con, eh, che sta davanti a noi con un fondale dietro. Ora c'è da capire che il lampo del flash è talmente forte rispetto alla luce dell'ambiente, anche se a noi abbaglia no? per, un, per un attimo. Però è veramente una luce molto molto potente e dura pochissimo, molto meno di quello che ci sembra. Perché l'occhio, diciamo, la retina ha una reazione ehm, che dura più del lampo del flash, no? Però il fatto è che ehm, il lampo del flash dura pochissimo. Mm ed è molto forte e illumina il soggetto in primo piano se il lampo del flash dura un microsecondo per dire che è una frazione un milionesimo di secondo adesso non so se dura eh, se molto, veloce, molto veloce 10 microsecondi eccetera e ho per esempio una velocità di sync di un due centesimo di secondo eh, il due centesimo di secondo è un tempo molto più lungo rispetto al lampo del flash quindi cosa vuol dire vuol dire che il soggetto in primo piano verrà eh, esposto e illuminato, diciamo, verrà illuminato dal flash, okay? verrà illuminato dal flash e basta perché la luce ambientale è talmente scarsa rispetto alla potenza del flash che sul primo piano la luce ambientale è ininfluente, ok? È come se davanti a una grande orchestra uno un po' lontano eh, mi chiamasse sottovoce, non lo sentirei. Quello che sta dietro invece, quello che sta dietro, viene illuminato scarsamente dal flash. Se cioè, non la persona. <ride> esatto, il mio fondale, quello esatto, che Esatto, fondale oppure... Viene così. illuminato scarsamente dal flash. Quindi, di conseguenza, la luce ambientale comincia a diventare più rilevante. Esatto. Ora, se io, anziché usare il tempo di un duecentesimo, uso un tempo di, facciamo finta, un cinquantesimo di secondo la esposizione del soggetto in primo piano continua a essere guidata dalla flash cioè il flash fa le spalle forti, è quello che effettivamente mi dà la luce ma nel dietro rispetto a un 2 centesimo di secondo io ho due stop di luce in più praticamente perché da un due centesimo, un centesimo, un cinquantesimo quindi ecco che diciamo può, è, una, è un concetto un po' raffinato questo sì, do poi io non fare. sono un amante del flash ma mh, senza nulla togliere il mm. flash perché... È, No, diciamo, molto facile l'uso del esatto l'uso dei flash e poi magari mm. non quello integrato così fatto a, perché non c'è altro da fare eh, può essere anche molto anzi è molto molto interessante molto molto utile per studiare la luce quindi assolutamente però diciamo che eh, se vi dovesse capitare questo trucchetto vi consente di gestire l'esposizione eh, del dietro quindi una specie quasi di HDR, no, eh, di, diciamo sotto falso nome. C'è qualche domanda? Che ho detto un po' di cose. Eh, magari... No, secondo me lei hai stesi tutti. Le ho stesi tutti. <ride> bene, va bene. Dai, comunque, l'importante è ve lo dire. No, detto. volevo dire. Quel io... giorno parleremo di EFRAM, e lì ci sarà esatto. un discorso. Dai, diversi. gli ultimi minutini, eh, che questi sono sotto loro. Riusciamo a fare un video solo su Instagram, volevo. Ehm, quello... Parlare di altri due concetti legati al tempo di scatto molto velocemente. Mm. Allora, eh, tanto le cose difficili le abbiamo già dette. Se avete domande, scrivete qua sotto. Allora, farlo vedere? Sì, ecco, infatti dicevo. Allora, una, eh, è una prima cosa è questa: Light like Painting. Questi sono dei frame presi da, proprio dal video che vi dicevo, quindi andatevelo a vedere. Eh, lo trovate su YouTube. Eh, allora esatto il light painting in particolare in questo caso qua è il discorso di prima della scia no? quindi tempo lungo di esposizione in questo caso 6 secondi Paolo stava facendo il pirla con un accendino praticamente facendo dei cerchi così e il risultato è questo tipo di effetti siccome chiaramente lui era al buio praticamente abbiamo spento le luci quindi la, eh, diciamo la, il sensore riusciva a, a catturare no? proprio tutta la scia del movimento che è stato fatto eh, con l'accendino. lì eh, aveva fatto eh, due giri e mezzo, direi. Un'altra cosa è... molto frequente che si vede, sempre eh, collegata a questo concetto, è il tasse ah, certo. scie, insomma, ottenute da, eh, dalle auto. No? Quindi, questa, tra l'altro, è proprio eh, la prospettiva che dicevamo prima: esatto, cioè, esatto. Dall'altro lato, esatto, dall cioè, lato prima era sulle scale Paolo, di quello che in quel posto che vi dicevamo: Medaglie d'oro. E Ferrara dall'altra parte delle scale c'è questo tipo di eh, visuale dove questa via praticamente porta proprio al centro al castello di Ferrara, Castello Stensi. E in questo caso eh, un effetto molto carino da utilizzare in modo eh, costruttivo, cioè in modo voluto, ecco questo è il punto chiave, cioè il tempo di scatto è uno di quei parametri che più di altri vi permette di eh, diciamo, esaltare un messaggio creativo se conoscete bene un po' gli effetti che produce la vostra scelta, quindi tempi lunghi possono dare questo genere di effetti se avete, delle, per esempio, delle sorgenti di luce molto più forti eh, all'interno della vostra composizione e che si stanno muovendo, un altro effetto invece molto bello è che in questo caso. Eh, Fa eh, leva su eh, tempi di scatto lunghi, qua secondo me non ce l'abbiamo lo scatto. Mi sa che era in un altro filmato. Che scatto era? Che era il di... classico effetto setta, però adesso non sa so che non... era. Eh, non, non, non ricordo è dove, era, eh, dove era, in che puntata era. Te lo ricordi? E... Detto, e... No, vabbè, ve lo facciamo vedere la prossima volta. Ad ogni modo, è il classico effetto setta che si produce, diciamo sull'acqua quando eh, andate da, a, diciamo, ad allungare i tempi di scatto. E, La cui difficoltà principale è che solitamente questa foto va fatta di giorno esatto. e quindi avere un tempo di scatto o che... Tipicamente magari all'alba, eh, al tramonto eh, oppure in situazioni del genere che essendo eh, ecco, solitamente Ma cercato un tempo di scatto dell'ordine di qualche secondo, qualche secondo, qualche secondo. Però il problema è che in quelle situazioni eh, vi capita spesso di avere troppa luce, no? quindi non riuscite a fare lo scatto. Capita che lo scatto diventa bianco, quello del caso di prima. Guarda, Omar si sta scrivendo una cosa molto interessante, che è: potremmo anche dare qualche suggerimento all'ultimo all messaggio. Eh, sì. anzi Fabio chiedeva qual è il tempo io, eh, di scatto ideale per l'effetto seta dipende di da quanto è mossa eh, l'acqua esatto. è un po' eh. come il discorso delle persone che corrono cioè mm. dipende anche da quanto sei lontano dal soggetto, diciamo, dal soggetto quindi se stai facendo una foto per esempio dall'alto al basso ad un ruscellino perché c'è un, un macro magari che stai fotografando un sasso ad esempio no? con delle foglie, delle cose eccetera vicino con l'acqua che scorre ti servirà un certo tipo di tempo però indicativamente 2, 3, 4 secondi, e... fino a qualche minuto, un minuto diciamo che diciamo... sono degli effetti di seta notturni, cioè che, sì, esatto. eh. Però, qualche decina di secondi può essere di il caso. Giorno, più lungo, eh. di giorno solitamente diciamo dai 4 ai 10 secondi hai già un effetto seta eh, in situazioni tipo mare, fiumi, eh, cose del genere già molto ben eh, molto morbidi oh. insomma. Eh, guardate che ehm, l'effetto seta può essere una soluzione creativa molto intelligente, ad esempio, eh, se associata sfruttando la regola compositiva del contrasto eh, a elementi che possono essere in realtà, eh, appunto, rocce, eh, architettura urbana. Pensavo proprio ieri che c'era Jürgen che ci ha mandato una foto, adesso oggi non riusciamo a vedere le foto perché non abbiamo tempo, però, eh, anzi, vi indico qua come fare a mandarci le foto. Aspettate un attimo. Eh, Beh, se sì, infatti ehm... non abbiamo neanche ricordato questa volta sì, di no, mandarcele, no, no, però la prossima tempo. ci guardiamo. quindi L'ho visto prima. Eh, qua. Per inviarci la vostra foto vi ricordiamo eh, in formato RAW, info.fotografo.com. Se invece volete mandarci delle foto da commentare alla fine della puntata, Facebook Messenger preferenzialmente, seconda eh, possibilità Instagram. Ricordiamo il profilo giusto di Instagram. nel senso conto che sono 29 puntate che stiamo facendo il cosa sbagliato. Vabbè, eh, capita anche questo, ehm, ad ogni modo, il profilo giusto è Occhio del Fotografo. Eh. Ehm, stavo Stavi dicendo, dicendo della mia sì, del contrasto: c'era una foto che mi aveva girato, mi chiedeva una cosa. Diciamo su in particolare eh, una foto di Venezia, o se siete di Ferrara, potete andare a via esercitare a Comacchio, che è più o meno la situazione è la stessa. Quindi abbiamo queste, eh, queste case, queste vie strette, dove ci sono appunto questi ponti con l'acqua, magari la gondola, eccetera. E eh, appunto vedere, diciamo, eh, una foto dove si crea questo effetto seta nell'acqua, che diciamo, fa diventare l'acqua morbidissima, sembra veramente quasi eh, sfumata, no? non, è, non è netta l'acqua. La, Mi cioè sembra eccetera. un po' dipinta. Si sembra quasi dipinta, eh? esatto e eh, vicino invece a questa nettezza, diciamo, delle, delle linee che devono essere magari anche un po' croccanti, no? che è un altro keyword eh, che piace ultimamente, croccanti, cioè vuol dire molto nitide, molto ben definite, quindi diaframmi chiusi, profondità di campo lunghe, ok? E, più che lunghe direi, sì, larghe, e, può creare degli effetti molto molto belli da vedere, piuttosto che magari la, la solita foto, diciamo... Classica con tempi di scatto rapidi. Ecco, può essere un effetto creativo. Però come dicono Saverio. Ecco e, sì. Il, il concetto e, chiave era per ottenere questi Fabio. tempi di giorno. Come fare? Vi serve qualche cosa che eh, in qualche modo aiuti a bloccare la luce. E lo strumento tecnico corretto è appunto: si chiama filtro ND, che sta per Neutral Density bravo cioè praticamente sono delle lastre di vetro scuro eh, più o meno scuro in base a eh, diciamo al, al valore che è indicato in fase di acquisto ogni produttore e, ha le sue scale ogni produttore ha le sue scale ma il, il concetto chiave a cui si fa riferimento o comunque è facilmente riconducibile al concetto chiave degli stop per cui ad esempio di giorno vi serve solitamente qualcosa che blocchi dai 6 ai 10 stop di luce per darvi un'idea che sono parecchi se volete fare questi effetti seta molto pronunciati. Praticamente un vetro nero, sono quasi nero. Tra l'altro questo concetto è particolarmente utile, ad esempio, anche per fare dei video. Se voi volete utilizzare ad esempio un'apertura eh, di diaframma molto stretta, immaginiamo ad esempio un 50 mm e usare f2, cioè eh, riuscire a girare dei video f2, eh, ah. di giorno è un grosso problema, cioè se non avete dei filtri ND, cioè, cioè arrivate a un ottomillesimo no, sì. e poi dopo fine cioè la, non uscite perché appunto magari oggi parliamo di tempi no? di profondità di campo e di difrazione esatto. però eh, sì, a volte noi vogliamo, vogliamo avere uno sfondo sfocato, sfocato esatto, eh, perché quindi creativamente ci piace isolare meglio il soggetto sono tanti motivi eh, e non possiamo andare esatto. a ISO 15 ecco, infatti si problema. utilizzano in questo caso anche dei filtri ND le fotocamere professionali, le videocamere professionali che usano, si usano per esempio in contesti diciamo, cinematografici, televisivi, eccetera, eh, hanno integrata nel, eh, nella camera proprio, la, hanno dei filtri ND che si possono regolare praticamente, quindi proprio perché è un'esigenza molto comune, molto frequente e la, diciamo, ha, ha un'arma in più per gestire l'esposizione. Ecco, questo per dare una panoramica. Eh, chiaramente, questi effetti seta si ottengono al 99% utilizzando il treppiede oppure comunque eh, mettendo la fotocamera appoggiata a qualche cosa. E eh, treppiede. Treppiede, treppiede, Insomma, dai, compriamolo su treppiede ragazzi. Perché sì, il treppiede ci vuole. C'è il link nella descrizione del video per un buon treppiede, no? Non so se abbiamo messo quello nuovo che abbiamo preso, che è una figata, però, eh. in ogni modo, prendete un treppiede buono, mm. non prendete, eh, prendete l'economico i ragazzi. treppiedi che trovate. Ne levare catenone di elettronica che sono quelli che li scuotete, sentite il rumore di ferraglia. che si... No, perché sono un, è un acquisto che eh, durerà poco e quindi tanto vale risparmiarli per prendere un terapia di buono. Chiedono Paolo, per i fuochi d'artificio. Aspetta, dai, so fuochi... che sei carico. Saluti, ma no, me l'avevo solo per te perché devo... non... Ah, non ti preoccupare, non ti ah. preoccupare. un minutino ce l'abbiamo. Allora, eh, fuochi d'artificio, tempi brevi. Sbagliato, esattamente il contrario è proprio il contrario, è controintuitivo perché uno dice, cavolo esplode, ci vorrebbe una roba come l'acqua, no? lo schizzo devo bloccare e in realtà no, perché si tratta in questo caso di soggetti che sono appunto sorgenti di luce a loro volta per cui le, le impostazioni consigliate eh, sono assolutamente eh, dell'ordine di qualche secondo anche lì beh, sono quarto, più scenografici sono... perché lasciano no. le scie tenete conto che comunque una sorgente di luce puntiforme, forte sul buio per la nostra retina è qualche cosa. Ehm, Lasciano scia anche nella nostra retina quando la guardiamo, nel senso che, comunque, eh, magari l'effetto che otteniamo. Eh, come, come quando guardate il sole, no, provate a guardare eh, il sole ma un po per qualche secondo, poi chiudete gli occhi per un po', continuate a vederlo. Mm. Eh, no, volevo farvi vedere: su questo, eh, su questo, tema, del diciamo dei fuochi d'artificio, eh, vi segnalo questo link che trovate sul nostro sito. È un articolo che avevamo fatto. Eh, tempo fa, ehm, e eh, riguarda proprio ci sono dei consigli eh, pratici proprio su come andare a fotografare i fuochi d'artificio. Eh, che attrezzatura è consigliata, la parte tecnica, eccetera. La trovate sul nostro blog www.occodefotografo.com. Ragazzi, vi salutiamo. Aspetta, che torniamo in camera. Eccoci qua. Puntata numero 30, tempo di scatto, andatevi a rivedere che ci aiutate a arrivare al milione di visite sul, eh, sulla puntata numero 2 del corso di base, ripassatela perché è centrale e ci vediamo giovedì prossimo, come al solito, ore 14 a Shooting Café. Ciao ragazzi, alla, alla prossima. Alla prossima.